è appena conclusa l'assemblea cittadina organizzata qua a Mazara del Vallo dal coordinamento autonomo 9 dicembre. Purtroppo abbiamo visto poca partecipazione, all'incirca, cioè poco più di 60 persone hanno partecipato questa sera, c'erano anche ospiti da Trapani, da Marsala. Quali sono le conclusioni a cui si è giunti? Siamo andati alle conclusioni che la città di Mazara del Vallo non ha nessun problema. Tutti stanno bene, il reparto pesca che doveva essere presente non è venuto, è il migliore d'Europa come decenni fa, non c'è nessun problema, i negozianti in parte sono venuti, i muratori sono venuti, qualcuno, gli altri lavorano tutti, l'impresa di edilizia va a meraviglia, tutte le altre attività a Mazara vanno benissimo, ora ci sarà la candidatura del prossimo sindaco, si va a volare a votare un sindaco che risolverà tutti i problemi, chi sia sia, senza fare il nome, perché so che qualsiasi tipo di sindaco che sarà eletto sarà aiutato da Marco Zurlì con la bacchetta magica e risolverà tutti i problemi della città di Mazara del Vallo. Quindi la conclusione è stata questa, che la città di Mazara del Vallo non fa parte dell'Europa, forse ci sta prendendo l'America, perché problemi non ce n'è. Insomma, tanta la delusione, però nonostante questo avete dichiarato che andrete comunque avanti. Noi dal 9 dicembre, anche prima, perché abbiamo prima organizzato il 9 dicembre, siamo sulle strade, siamo stati a Roma, siamo stati sulle strade senza dormire, a morire del freddo e non ci arrendiamo, perché non crediamo più alla politica, non crediamo più al sistema e quindi continuiamo a combattere. Nell'intervento che ho fatto ho detto che se il problema è di andare a prendere, perché la gente il problema reale ce l'ha. Sta a casa, non si capisce se c'è un psicologo, se vuole, ci devo suonare al campanello e lo devo fare e lo devo simulare, noi non ci arrendiamo e continuiamo a proporci, abbiamo fatto venire delle associazioni, abbiamo fatto venire degli avvocati che sono pronti e disposti ad aiutare le persone che hanno veramente reale problema, che non può pagare il mutuo della casa, non può pagare il conto alla banca, non può pagare la serte, noi diamo e hanno dato la disponibilità e siamo qui a chi ci contatta, a chi ci viene all'incontro, noi diamo la disponibilità a risolvere qualsiasi problema, a portare queste persone da questa gente e insieme di risolvere il problema. Se c'è qualcuno che ha delle cause già in corso e vuole l'aiuto di noi, noi 20-30 persone andremo lì, come sta succedendo in tante parti del nord, dove ci sono gli sfratti, dove ci sono la polizia, i carabinieri per fare buttare le famiglie delle case, noi siamo disposti a unirci a bloccare questa, per fare capire che noi non abbiamo nessun scopo, che siamo cittadini, che abbiamo le famiglie e cerchiamo l'unione e l'aiuto fa la gente. Bene, Mazara del Vallo sembra dormire in questo momento di crisi economica, vedremo più avanti quali saranno i prossimi passi del coordinamento autonomo 9 dicembre di Mazara del Vallo e vedremo se Mazara la prossima volta magari parteciperà. Mazara del Vallo, noi parliamo di Mazara, siamo a Mazara, è un continuo lamento delle persone che dicono non possono andare più avanti. Il comparto pesca che stasera doveva essere presente, che è stato la prima economia della città del Mazara del Vallo, che non hanno più soldi per far uscire le barche, si lamentano solo e aspettano che arriva il Messia per risolvere i problemi. Dobbiamo noi in prima persona sbarcarci e affrontare la situazione. Siamo 100 persone, ma io non sono sicuro che tutti gli altri sono peggio di noi, hanno dei problemi peggio di noi, che non hanno da mangiare a casa. Io mi turba la testa a capire la mentalità delle persone, perché non si muovono. Ma cosa aspettano? Io non ci vuole, forse anche di unirci dobbiamo invitare troppi secondi. Arrivando a questo punto dobbiamo prendere delle gente che per sbloccare la mente delle persone che sta a casa, che non hanno più da mangiare, che hanno le vite, ci stanno arrivando tanti anni di sacrifici di fare le case, di fare delle cose, e al momento le banche e lo Stato gli toglie tutto e la gente ancora non riesce a trovare la forza di fare le azioni. Io veramente sono stasera veramente
vedevo questa sera, perché qui non c'è davanti nessuna forma di politica, nessun obiettivo, era soltanto un'unione dei cittadini per mettere sul tavolo i nostri problemi, per trovare un'unione. E purtroppo la gente è rimasta a casa a vedere il Festival di Sanremo, a vedere la partita, a vedere l'altra cosa. Io non mi fa il mio compatto, perché io ho un'attività e quelli che sono a fianco a me hanno un'attività, chi ha l'attività non si può andare avanti, perché io sono un autotrasportatore, o pago le tasse o ci metto la nascita per fare partire il camion. Chi c'ha il negozio o acquista la merce da mangiare o paga le tasse, e poi lo Stato mi viene a togliere tutto e io me la faccio togliere la casa. Io mi attacco, chi non è il territorio, mi sta vicino a prendere quello che ho fatto io e mio padre, questo dolore, mi faccio dare all'altro. Quindi io veramente non mollo, noi continuiamo, siamo duri, abbiamo una volontà veramente di credere nel futuro, noi ci rimettiamo di nuovo da domani poi, ci rimbocchiamo le mani e andiamo avanti. Tutte le persone che hanno bisogno d'aiuto, che vogliono conforto, anche le persone che non sono stasera, che sono conosciuti, da vicinarci, ci sono dei ragazzi, ci sono altre persone che non sono presenti stasera, come avvocati che hanno dato la disponibilità a aiutare le persone. Quindi noi siamo sempre in movimento, la direzione di questa sera si va avanti, non ci abbandoniamo, anzi siamo più carichi di prima, perché siamo sicuri che dopo di questo comincerà veramente la disperazione, lo sciacallaggio, quello che non si capisce è che continuando così non c'è futuro, non c'è futuro. Il sistema, si parla, è la politica, dice che si deve cambiare il sistema, ma il sistema chi lo deve andare a cambiare? Se le persone stanno a casa a guardare, chi lo cambia il sistema? Chi lo deve cambiare questo sistema? 100 persone, 200 persone. Se la gente non si muove, il sistema non si cambia e le persone che fanno una politica restano al loro posto, si avvicinano, si tolgono quelli che ormai sono arrivati, che sono ormai bruciati, e dentro altri che li cambiano, sostituiscono, ma il sistema, che rimangono sempre lì. Quindi noi continueremo, andremo alla prossima riunione, alla prossima assemblea, e la prossima volta ci mettiamo a fare altre cose, andiamo casa per casa a suonare le campane. Andremo, siamo 20, non è voi, andremo a suonare le campanelle, a fare scendere la gente. E capite il problema, perché non è, se tu non puoi comprare il pane, perché sei a casa? Allora andremo casa per casa, vediamo le persone e le mettiamo a preso. Ora io vi ringrazio a tutti di vero cuore e fa la conclusione poi. Ma scusa, prima delle conclusioni volevo fare un invito, posso farlo? No, ancora non finito. Sembra che noi siamo qua, noi a fare la carità, anzi noi, qualcuno ha l'impresa e lavora, ma tutti disoccupati che stanno nella speranza che politico ci dà un lavoro per 2-3 mesi e poi lo mandano a casa. È fatto vero, poi riflettere dov'è che faranno nuove taglie. Devono eliminare 137 ospedali in tutta Italia. Quello di Mazzara non lo faranno più e devono fare 100 carceri in più. Ora i tagli dove faranno? Sulle spese mediche. Ora chi ha i soldi si cura. Chi soldi non ne ha, non si cura. Questa è l'Italia. Sicuramente agiranno per massacro sociale, faranno massacro sociale, mentre bisognerebbe partire dall'alto, scendere il livello degli stipendi di tutte le prebende che prendono e arrivare a un livello di vivibilità comune. Io volevo lanciare un appello, un invito. Noi domani pomeriggio iniziamo a Massala in piazza a raccogliere delle firme. Lo faremo domani e dopodomani. Le firme sono per la richiesta di un referendum per il ritorno alla lira, perché ormai da tutti conclamati, dai più bravi economisti
mondiale e conclamato il discorso che l'euro uccide il popolo. Quindi non crediamo alle barzellette che dicono i politici, perché a loro non conviene dire questo, perché l'hanno combinata cosa e non possono fare macellieri. Quindi noi domani iniziamo a fare questa raccolta anti-euro, è un'iniziativa nazionale, lo stanno facendo altri movimenti. Io invito gli amici di Mazara, se si organizzano, possiamo venire anche qua, occorre un consigliere comunale, io non so chi invitare, non conosco i mazzaresi. Però per esempio non so se ci sono grilline, c'è il movimento di Grillo che è stato pure questo momento contro l'euro. Se invece di stare nascosti queste grilline escono allo scoperto, fanno la piazza e portano avanti quello che c'è da portare avanti, per esempio il discorso della moneta, qualche consigliere di questi qua potrebbe aiutare a autenticare le firme. Quindi invito l'amico Gaspare, se riesce a organizzare a Mazara, noi veniamo, portiamo i mobili, raccogliamo le firme, così Mazara può dare anche un contributo. Si può organizzare anche un convegno per delucidare, per spiegare alla gente il perché l'euro uccide. Non tutti lo sanno, eppure è di una comprensibilità puerile, pure un bambino capisce. Quando una moneta è così forte, come diceva l'amico qua, nessuno viene a comprare qua, noi possiamo solo importare, importando si va al fallimento. E poi un'altra raccolta di firme la stiamo facendo per la moneta siciliana, che potrebbe essere una moneta parallela a quella all'euro o alla lira, se si ritorna alla lira, per consentire la ripartenza di una economia locale, che può essere comunale o regionale. In questo caso regionale, perché un amico di un comune del Ragusano, di Caccanessetta, di dov'è Martino? Il Pizzino di dov'è? Ha già presentato un progetto con un'equipe di architetti, di ingegneri, di avvocati, hanno studiato il problema e hanno già stampato la moneta chiamata grana. Noi aiutiamo anche questo gruppo disinteressatamente a raccogliere le firme, perché 10.000 siciliani, quindi 10.000 che firmano, possono presentare questo progetto di legge, sarebbe la prima volta nella storia della Sicilia. Quindi prego l'amico Castro di occuparsi di questi fatti, se lui organizza noi veniamo e portiamo tutto l'occorrente e il nostro contributo anche per spiegare ai cittadini a cosa serve l'abolizione dell'euro, quindi ritorno alla lira e una moneta locale che già è provata ed è usata in altre nazioni, in Germania si usa, in altre nazioni si usa, quindi non vedo perché anche noi non possiamo fare tesoro di questa esperienza e tentare di far prendere perlomeno il mercato locale, il mercato regionale. Grazie. Di questo discorso ne parleremo fra noi e poi ai giorni ci organizzeremo se decideremo di appoggiare questa decisione, poi lo comunicheremo. Allora io chiudo la serata, ringrazio di vero cuore tutte le persone che sono venute qua, tutte le persone che sono qua, c'è da apprezzare da tutte veramente, perché credete veramente a una vita migliore di quella, non che stiamo vivendo ora, di quella che ci aspetta fra poco. Speriamo che le cose migliorino, ma non credo. Ora ci sarà l'elezione del sindaco, tutti aspettano l'elezione del sindaco. Chi diventerà il sindaco di Mazara, io non voglio neanche so tutti i candidati che ci sono. Io auguro al sindaco, che sarà la città di Mazara, che risolverà tutti i problemi di tutte le persone che sono a casa, e ci riprenderemo, avrà la bacchetta magica, perché i fondi da Roma non ce ne arriveranno, quindi speriamo che il prossimo sindaco sarà aiutato da Marco Zurri a risolvere tutti i problemi della città, perché se no poi meglio che vi saluto e vi ringrazio di vero cuore a tutte le persone che sono venute. Grazie.